Buongiorno, siamo partiti poco fa, stiamo andando verso Loreto a vedere la cattedrale dove c'è la casa della Vergine Maria, dove lei appunto è stata concepita e cresciuta. Il tempo promette abbastanza bene ora. Prima pioveva, speriamo che sia così per tutta la durata del nostro viaggio. Mette Mage Husband, Mage Nanghi, Melanie, mamma. Siamo arrivati a Loreto, abbiamo incontrato questo signore che ci racconterà qualcosa di questa meraviglia. Ok. E proprio oggi festeggio 51 anni di vita. Auguri, grazie. Auguri. Grazie, grazie. Ditemi pure, che cosa posso aiutarvi? Cosa ci può dire riguardo al santuario di Loreto? Il santuario praticamente è un bene architettonico, ma anche religioso, che ormai da 700 anni sta insieme con noi. Beh, ci sono tanti pellegrinaggi pure. La gente che incontra, che cosa? Ci sono tanti pellegrinaggi. Questo nasce logicamente da una devozione alla Madonna. Certo. Quindi il motivo per cui vengono qua a Loreto non è per il nostro bar, faccio un esempio, ma perché comunque c'è qualcosa di più grande, che è la casa della Madonna. Infatti c'è anche un clima, diciamo, totalmente diverso, no? Quando entriamo nella casetta della Vergine Maria. Ma sai, non è il clima diverso, siamo noi che siamo un pochino più. Infatti. Perché a volte durante la giornata siamo presi da tante altre cose, ma quando poi facciamo riferimento a una cosa così grande, capiamo che forse è il caso di fermarci un attimo e di tirar fuori quello che abbiamo di vero dentro di noi. Grazie mille per questa testimonianza. Grazie a te, un vero piacere. A Piloreto Ava, vendo palline nella piazza di Gatino. Praticamente qui a Loreto c'è la casa della Vergine Maria, dove appunto lei fu stata concepita e cresciuta a Nazareth. I resti di questa casa furono trasportati prima in Croazia e poi successivamente nel 1294 furono portati qui a Loreto. La casa della Vergine Maria è composta da due luoghi, una grotta scavata nella roccia e poi successivamente una camera in muratura. Vediamo un po' questa chiesa. Sì.